Ci sono dei visi che hanno effettivamente dei grossi giovamenti semplicemente ritoccando questi tre punti, questo triangolo importantissimo. Ecco, guardate questo viso qua, che oltretutto ha un naso piuttosto importante. Come gli si toglie evidenza portando avanti il famoso triangolo mento-zigomi. Mm. Un po' di protesi di mento, una punturina sugli zigomi e il viso è sempre lei, non ha cambiato espressione, ma abbiamo attenuato diciamo l'importanza di questo naso che la paziente non voleva ritoccare perché ci si trovava abbastanza bene. Ecco, tutto queste sommato. Sono sue decisioni, però l'avrebbe potuto fare volendo. Avrebbe potuto farlo, però non è che dobbiamo rifare tutti i pazienti, dobbiamo trovare il modo di migliorarli in sintonia con i loro desideri e non risolvere dei problemi che non hanno, come nel suo caso quello per esempio. Questo ragazzo qui era un caso assolutamente particolare perché era venuto a chiedermi di ridurre le labbra e io ho detto guardi che ci sono donne che ucciderebbero per avere delle labbra così. Il suo problema è che questa bocca è evidente perché sporge troppo dal profilo, il suo problema erano zigomi e mento. Guardate, al di là del fatto che poi le labbra dopo gli piacevano tantissimo, incorniciate in questo modo, ma guardate oggettivamente come questo viso è diventato più bello. Questo ragazzo era bello, ma non lo sapeva perché gli mancava il mento e gli zigomi. Quindi stesso ragionamento prima, se c'è una cosa troppo importante... Alle volte non è tanto la cosa che è troppo importante perché manca il contrappunto, manca l'elemento di equilibrio.